Mister Condello, buonasera mister, ben trovato su Stadio Radio. Buonasera a lei. Dunque mister, il Gallico Catona si presenta a Soriano fuori dalla griglia play-out con 21 punti, chi insegue ne ha 19, due punti in trasferta fino adesso per il Gallico Catona, sempre in provincia di Reggio Calabria. Domani un pareggio fuori dalla provincia verrebbe accolto bene o si punta decisamente alla vittoria? Ma diciamo che la mia squadra non è una squadra che si deve accontentare di andare a Soriano per il pareggio. È chiaro che affrontiamo una squadra dove un campo difficile, una squadra che ha fatto dei buoni risultati ultimamente, e andiamo però con la consapevolezza di poterci giocare la partita. Certo è che se arriva un punto per noi è ben guadagnato. Anche perché si darebbe poi continuità intanto alla grossa vittoria della settimana scorsa contro la Morrone e al pareggio della settimana precedente con la Bovanese. Tra l'altro, mister, credo che la buona notizia contro la Morrone, oltre i tre punti, sia stato il fatto che siete riusciti a fare tre gol, perché forse la più grande pecca oggi del Gallico Catona è stata proprio in attacco, perché sono 14 gol segnati, considerando appunto quelli della settimana scorsa, posto che la performance in difesa è uguale a quella di Isola, Morrone e Sambiase, che sono più su in classifica. 24 gol subiti. Sì. Diciamo che tre gol hanno dato autostima, hanno dato diciamo molta fiducia ai ragazzi, perché giustamente magari tante volte abbiamo vinto la partita sul punteggio di 1-0 sempre soffrendo fino all'ultimo, e quindi questo discorso magari di andare a segnare più gol ci ha dato quantomeno ancora più fiducia. Sappiamo domani che è una partita dove i punti valgono doppi, perché è uno scontro diretto. Noi non di meno dobbiamo cercare di lasciarci sotto di noi tutte quelle squadre che per il momento sono. Ecco, continuare a dare una certa continuità di rendimento che abbiamo incominciato a Bovalino e vogliamo ancora continuare lì a Soriano. Ultima domanda, mister, teme il terreno oppure, come dire, sapendo che comunque il terreno è quello e a Bovalino tra l'altro ci avete già giocato su un terreno in terra battuta, questo farà poca differenza? No, lo temo il terreno, perché è una squadra, la mia, che non è abituata in quel terreno di gioco, è un campo magari più piccolo di altri, quindi diciamo che loro in questo senso sono, oltre a giocare in casa, sono anche più avvantaggiati, però sappiamo benissimo che sarà una battaglia. In campo i miei ragazzi ci devono mettere tutta l'anima e tutta la buona volontà per portare a casa un risultato positivo, e al di fuori di questo sarà una partita giustamente difficile, dove Soriano giocherà in casa e vorrà vincere, però noi andremo lì per affrontare una buona gara e possibilmente uscire in battuta da quel campo. Mister, in bocca al lupo, grazie.